Porta. Il Partito Democratico inserisce l'IMU agricola, lei che cosa ne pensa? Che è un'ennesima vaccata, perché in effetti oggi viene rimodulata con questa nuova proposta di legge che è passata con i voti del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra, la ridistribuzione di 350 milioni di euro di tasse sui terreni agricoli. Alcuni saranno esentati, altri invece pagheranno molto più rispetto al passato. Il paradosso è uno, siamo nell'anno di Expo, siamo nel momento in cui tutti da parte del governo si spendono in grandi parole a favore della nostra agricoltura e delle nostre eccellenze. Nella realtà stiamo approvando una legge che non riguarda finanziamento all'agricoltura, agli agricoltori, ai contadini piuttosto che a tutta la filiera, ma una legge che invece mette nuove tasse agli agricoltori e ai contadini. Il paradosso vero del governo, dire una cosa e farne poi un'altra. Su questo siamo contrari, abbiamo votato contro perché l'agricoltura, soprattutto quella nelle zone montane, nelle zone pedemontane, vive un momento di grande difficoltà. Trovarsi anche tassata, o addirittura penso ai piccoli coltivatori, trovarsi tassati semplicemente per il fatto di coltivare un terreno quando dovrebbero essere ringraziati per mantenere anche l'assetto idrogeologico del territorio, è veramente una beffa.